Benvenuti nel negozio sottosopra di Saronno. Più che un negozio, è un negozio laboratorio dove una parte di oggetti li realizzo io e li creo io, altre sono collaborazioni con artisti e artigiani italiani. Solo produzione italiana. Questa è la particolarità di quello che vedrete in quest'ambito, in questo spazio che qualcuno chiama bottega, qualcuno chiama atelier. La presentazione di oggi è perché siamo legati a tutto quello che è produzione italiana e cultura e attività creative, spazio alla originalità e presentiamo appunto tutta una serie di iniziative che poi possono essere fatte anche insieme. Sottosopra è nato nel 1997, quindi siamo al 16° anno che siamo qui, che siamo nati qui a Saronno. Nasce da un'idea mia e di mia sorella. Io vengo dall'arredamento, lavoravo come arredatrice di interni e abbiamo portato l'artigianato all'interno dell'ambito delle case, quindi anche produzione di interni, di oggettistica per la casa, specifica per la persona che la richiede. L'idea è proprio quella di valorizzare l'artigianato italiano, l'artigianato di artigiani che sono lombardi, ma anche Campobasso, piuttosto che altre zone dell'Italia, la Puglia, il Trentino e altre cose. L'idea appunto dello sviluppo della creatività è dare libertà alle persone che amano questo genere di cose, che non vogliono avere semplicemente e solo il nostro oggetto di design. Noi abbiamo in Italia una produzione eccellente, meravigliosa di design, però il difetto del design è che è standardizzato, mentre invece l'artigianato crea il pezzo unico e questo è quello che noi offriamo qua da sottosopra. Io creo tutto quello che possono essere oggetti fatti a mano, lavorati con carte, con resine, con lavorazione del vetro e dei metalli. Poi collaboro con persone dove magari io realizzo il disegno e qualcun altro invece realizza l'oggetto, perché per esempio io non lavoro la ceramica, ma c'è chi la lavora e collabora con me, chi lavora la ceramica Raku in Umbria, chi lavora le ceramiche tradizionali qua in Lombardia. Chi lavora la terracotta in Piemonte, ci sono vari tipi, ognuno ha una sua impronta forte e quindi ci possono essere delle cose molto diverse. Per esempio, questo è un piatto di ceramica Raku con la tipica bruciatura, sfumatura nera della ceramica Raku, che è stato realizzato in Umbria da un artista della ceramica che oltretutto è sposata a un saronnese, quindi fa sempre parte di quella che è la nostra cultura. Il nostro genere di Saronno che si chiama Claudia Andreani. Poi abbiamo non so, la lavorazione del vetro, queste sono oggetti, è minuscolo, ma sono oggetti comunque che faccio io. Per cercare qualcosa di un po' più grosso, vediamo di andare magari su un bicchiere. Qui andiamo sulla lavorazione del vetro. La lavorazione del vetro viene fatta con 60% argento e 40% stagno, quindi la produzione resterà sempre con la bellezza e la naturalità dell'argento. Oppure cambiamo completamente e possiamo avere delle cose delicatissime come queste ceramiche bianche, dove in realtà stiamo lavorando su una terracotta che con lo smalto prende queste sfumature dove solo il bordo si evidenzia ancora che abbiamo lavorato su una terracotta. Il mio lavoro in specifico è questo, è sempre nella lavorazione del vetro e delle gemme, oppure, non so se riusciamo a vederlo, nella produzione delle lampade. Le lampade sono una delle mie caratteristiche. Io produco delle lampade che nascono dalla produzione sempre di vetro Tiffany, perché io lavoro il vetro con la tecnica Tiffany, quindi con una saldatura. Parto dal filo, disegno col filo l'oggetto o la forma che io voglio realizzare ed arrivo poi alla lavorazione della carta con gli inserti in tecnica Tiffany e la vetrificazione con la resina. Questo porta a ottenere
un oggetto che sì, è fatto di carta, ma dura nel tempo e potrà essere lavato con la spugna bagnata, quindi non avrà l'inconveniente tipico della carta, che è quello che dopo un po' si esaurisce e deve essere buttato via. Questo è un esempio che io ho realizzato, non so se si legge qua nel cartello, comunque nel 1998, l'ho realizzata per una cliente di Saronno. Mi aveva fatto fare il disegno, siamo arrivati a realizzarlo. Adesso questa signora abita in Trentino, ha fatto un trasloco importante, le si era sciupato l'oggetto, me l'ha riportato, l'abbiamo restaurato e a breve tornerà a casa sua. Questa è la dimostrazione che sono oggetti che anche col passare degli anni non hanno problemi di resistenza o di durata. Questo è una parte del mio spazio laboratorio dove io creo le mie cose e dove comunque tutti possono vedere quello che io sto producendo. Come vi dicevo prima, questo è la base in filo di un paralume creato per una cliente che mi ha portato la sua base e noi creeremo apposta una lampada apposta per lei. Questa è proprio la base del mio lavoro. Una cosa che mi piace sottolineare di sottosopra è che, dato che abbiamo scelto di lavorare solo con artisti e artigiani italiani, nel tempo ho scoperto che esistono in Italia delle cooperative sociali che danno lavoro a persone con difficoltà, che siano di disabilità o che siano di maltrattamenti, di situazioni difficili, che hanno delle produzioni meravigliose a livello di artigianato italiano. E allora, quando mi capita di conoscere qualcuno di queste cooperative, dove il lavoro è veramente un lavoro di qualità, un lavoro artigianale di qualità, sono ben contenta di collaborare con loro, anzi, ne sono soddisfatta, perché il discorso è che l'oggetto di artigianato ha anche un valore aggiunto, che è il valore del fatto che è creato per l'integrazione, per il lavoro di persone che hanno delle difficoltà. Una delle prime cooperative con cui ho iniziato a lavorare è una cooperativa qua del Varesotto, di insomma lombarda, molti la conoscono, la cooperativa La Maddalena. Loro sono dei ragazzi disabili, delle persone adulte disabili, che con l'aiuto di un architetto fanno tutta questa serie di lavori in ceramica raku, cartonaggio, album di nozze, tutta una serie di cose. Loro hanno anche una produzione alimentare fantastica, legata al miele, legata a tutta una serie di prodotti veramente, veramente buoni. Un'altra cooperativa con cui lavoro da un annetto è una cooperativa che produce vestiti. Loro nascono come laboratorio Procaccini, loro nascono come catering. E poi nel corso degli anni hanno scoperto questo lato della sartoria, oggi arrivano a fare anche abiti da sposa e danno lavoro o a ragazzi disabili o a rifugiati politici. Io credo che quando il lavoro dell'artigiano è un lavoro di qualità, anzi, ribadisco, è il valore aggiunto il fatto che sia fatto anche da una cooperativa. Finora siamo stati nel negozio, ora vi faccio entrare in uno spazio dove non entra pressoché mai nessuno, perché è il mio magazzino, a volte laboratorio anche, ma soprattutto magazzino. Questo è il posto dove tengo tutti i miei materiali, dove a volte appendo tutte le strutture di quelle che saranno le mie future lampade, o come in questo caso, o tutte le carte con cui io lavoro e con cui io scelgo come comporre i miei materiali, o come in questo caso, in questo momento, ho qui un grosso vetro che lavorerò con questo cocco, questo strano materiale, tutto battuto, e sempre con l'inserimento delle mie carte, le mie resine, diventerà la porta vetro per la casa di un cliente che mi ha ordinato. Cosa è successo? È venuta, abbiamo fatto il disegno, abbiamo cercato di capire che cosa voleva realizzare e siamo arrivati all'ordine, e così si sviluppa il lavoro del nostro laboratorio. Ok, con questo io vi ho illustrato che cos'è Sottosopra, come è nato, con quale idea, con l'idea di entrare nelle case di chi ama l'artigianato, con l'idea di unirsi insieme, lavorare insieme,
più artigiani, non solo una persona, ma più persone, perché sono convinta che comunque la rete è quella che funziona in un paese come il nostro, dove i piccoli artigiani e quelle che vengono, io sono considerata una piccola impresa, quindi le piccole imprese sono quelle che oggi comunque stanno lottando, però vogliono continuare ad andare avanti, quindi la rete di più persone che amano questo fa sì che nascano questi progetti con varie strade e poi si vedrà dove porterà tutto questo. Finora con 16 anni siamo soddisfatti.